Ciao Bettes.it, ma perché esorcizzare la vecchiaia di un trio, di un comico, di un uomo? Perché esorcizzarla con un titolo che già giocava con Jurassic Park, già giocava con i reumatismi dei noi vecchi? Perché esorcizzare, che fa capire che c'è un'ossessione, che fa capire che c'è un problema? Fuga da Reuma Park. Io poi, l'ultimo film di Aldo Giovanni e Giacomo, che è stato massacrato da tanti, perché sì, si giocava sulla vecchiaia, si giocava anche nel rapporto con lo spettatore, nel dire: ma ti interessa ancora sto dinosauro? Dobbiamo fare la fuga da Reuma Park, siamo vecchi, siamo... Perché fare questo, che nasconde un'ossessione, nasconde una paura, nasconde anche forse una depressione? Perché non declinare invece la vecchiaia? Perché non provare a fare qualcosa di diverso, di più realistico? Ed ecco che Odio l'estate, il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, è molto diverso da Fuga da Reuma Park. Mi è piaciuto tantissimo perché l'inquadratura, il famoso camera card, loro tre in macchina insieme, di tre uomini e una gamba, che viene molto citato in questo film anche per una certa partita di pallone, forse dobbiamo arrivare a quell'inquadratura, a quel camera card, un'inquadratura di una macchina che sta guidando con Aldo, Giovanni e Giacomo dentro, dobbiamo arrivare a quella inquadratura dove loro tre stanno insieme attraverso tre inquadrature diverse, tre camera car diverse: il viaggio che farà Giacomo, il viaggio che farà Giovanni, il viaggio che farà Aldo. Allora sono divisi, sono tre italiani divisi, perché sono tre italiani diversi che non si conoscono. È interessante questo procedimento in sceneggiatura, e quindi il film è un film a imbuto, in cui praticamente si parte larghi e poi si stringe e ci si chiude in una casa, perché attraverso un equivoco le famiglie di Aldo, Giovanni e Giacomo arriveranno ad occupare una stessa casa per l'estate. Odio l'estate, lo dice uno di questi personaggi. Chi sono questi italiani? Uno è un Joker, è un Fabio Cannizzaro di Gigrobò, è un Arthur Fleck di Joker. Voleva tanto fare l'artista, il personaggio di Aldo Baglio, si chiama proprio Aldo Baglio. È un po' indolente, forse è un po' un vittimista, forse è uno che finge sempre di stare male, forse è un vigliacco, forse fa montare tutte, fa fare la macchina per l'estate alla moglie, dice sempre che ha qualcosa di più importante da fare, in realtà deve tirare un tiro libero a basket, così ricordiamo Kobe Bryant, perché lui deve vincere il campionato del Massachusetts. È uno che è in voice over nel film ed è uno che si racconta le cazzate, ed è uno che vive nell'accidia proprio, ed è uno che vive nella pigrizia, ed è uno che vive nella sconfitta. Aldo Baglio lo fa bene, bravo, ed è quello un po' della cucina pesante, mia moglie è grassa, una grandissima Maria Di Biase, però sono quelli che scopano, a voglia si scopano, sono quelli che stanno bene, sono quelli che mangiano pesante, e sono quelli però che sono felici, che hanno un rapporto col cibo, hanno un rapporto col corpo, hanno un rapporto col sesso, hanno un rapporto con l'affetto. Sono i poveri. Poi Giacomo Poretti in realtà è un poretto, è il dentista il più ricco, sta arrivando una cosa nuova, una flat tax, c'ha fatture, però è ricco, c'ha il macchinone, la moglie nevrotica, stupenda Lucia Mascino. Forse non ha manco un amico, ma no, che dici? Io conosco i Giavazzi, i Vendrame, questi nomi allucinanti milanesi. E c'è il Pirola. Giacomo Poretti è fantastico, lui che è sempre stato all'interno del trio quello che si doveva percepire che gli piaceva Lars von Trier, no? E quindi è il ricco... Sta con Lucia Mascino, che è straordinaria come donna complessa, alta, bella, nevrotica. Sono quelli che si mettono la mucchina, sono quelli che ho ansia, che c'è il popolo che sta con me, no, in traghetto devo stare, non c'è una classe, non c'è una prima classe che sta sopra. E finiranno attraverso l'equivoco a dove sta a casa con... E poi c'è l'intermedio. L'intermedio è Giovanni Storti, che ha un negozio, è un piccolo commerciante, sono quelli che hanno grossa difficoltà in questo nostro momento storico in Italia, lo sapete benissimo, e infatti Storti e figli, Giovanni Storti, che c'ha sta faccia da cuoio, da Geppetto, un Jack Palance più basso, e c'ha sta faccia appunto da mocassino rovesciato, come diceva Billy Crystal, di Jack Palance, e che belli gli zigomi di Giovanni Storti, che bella la faccia, è Geppetto, io l'avrei visto tra trucioli
e legno e segatura. Qui lo troviamo un po' dentro questo negozio di cuoio, lui che ha questa faccia così bella da lavoro manuale, ma non c'è sta nessuno nel negozio tranne lui, forse lo deve chiudere. Storti e figli dal 1921. Questo è il settore intermedio che sta vivendo un momento drammatico nel nostro paese. Poi c'è sta il povero, probabilmente lui avrebbe chiesto il reddito di cittadinanza. Poi c'è sta il ricco che però gli rode sempre il culo, non fa l'amore e non mangiano. Allora questi tre italiani, i camera car divisi, poi finiscono in una casa insieme. Cioè all'inizio c'è scontro, no? Come in quel bellissimo sketch che me li fece amare moltissimo, lo vidi da giovane, quello sketch stupendo di Aldo Giovanni e Giacomo, recuperatelo. Erano proprio ragazzini e lo vidi in un programma televisivo sulla Rai, dove c'erano anche Lillo e Greg molto giovani. E io sono fissato coi comici e vabbè, è uno sketch importantissimo di Aldo Giovanni e Giacomo, è quello dell'autobus, è quello del non c'è il biglietto ed è quello del controllore, il ragazzo senza biglietto che ovviamente è Aldo e questo pensionato che si avvicina e interagisce in questa storia di neorealismo. Zavattini, se avesse visto quello sketch, avrebbe detto questi sono dei geni, perché era il neorealismo portato dentro la commedia. Che chiusa che c'aveva quello sketch. Studiate, ristudiate quello sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Quindi abbiamo a che fare con gente che fa cose da tanti anni. Il loro primo film non è manco un film del 2000, erano gli anni 90, fine. Però insomma, comunque stiamo parlando di Aldo Giovanni e Giacomo. Ma non è Fuga da Reuma Park questo film. Non bisogna troppo, perché sei preoccupato, allora dover te dire che sei vecchio, che sei giurassico, che vai in giro col catetere, con le cose, no. Borghesia, c'è un film realistico dove abbiamo Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, abbiamo il cuoio, abbiamo il dentista, abbiamo il vittimista, che maschi sono, che italiani sono, e poi non c'è una donna dei primi film con chi sarà fidanzato con Marina Massironi? Chi si fidanzerà con Paola Cortellesi? Chi ci avrà la storia d'amore? E loro facevano un po' a turno, un po' io, un po' te, però c'era sempre un personaggio femminile. Con chi ci avrà la storia? Sarà Aldo ad avere la storia d'amore? Sarà Giacomo? Sarà Giovanni? No, qua tre donne. Ok, giusto, corretto, perfetto. Tre famiglie, tre donne, tre mogli. Carlotta Natoli, stupenda, è la moglie di Io mi innamorai di lei, nelle Amiche del Cuore. Ho molto pensato alle Amiche del Cuore questa settimana, perché c'è Michele Placido in questo film, quel film era diretto da Michele Placido, perché c'è Ivano De Matteo, giovanissimo attore in quel film, e Ivano De Matteo esce questa settimana con Villetta, con ospiti, perché sono pazzo, perché i film viaggiano nella mia testa e faccio i collegamenti, e perché c'era Carlotta Natoli, che era proprio bimba, no? Come Claudia Pandolfi da Argento. Che filmone. Bene, qui lei è la moglie di Giovanni Storti, stupenda. Vorrebbe concludere le parole: noi siamo uomini che non riusciamo più a parlare. Giovanni Storti è veramente struggente, perché ha questo problema che vorrebbe sempre dire una parola in più, ma non la riesce a dire. E Carlotta Natoli gli dice: vabbè, ma bastava fermarsi prima. E invece lui fa sempre, deve sempre continuare a parlare, ma gli manca sempre una parola. È una cosa che attraverso il film funziona benissimo. Lucia Mascino è la moglie del dentista, molto nevrotica, non fanno l'amore, bel personaggio. C'è un figlio, il figlio di lei, ma il figliastro di lui, lei ce l'ha avuto con uno che poi è scappato, ovviamente, si chiama Ludovico, è carino pure il ragazzino. È bravo il ragazzino, mi è piaciuto un sacco, fa un sacco di espressioni buffe. E poi c'è Maria Di Biase, che è stupenda, perché è bella, perché fa l'amore, scopano in continuazione con Aldo, e perché lei mi piace tanto, perché ha questa faccia da maschera greca, ha questo sorriso, lei è sardonica. Se io penso alla parola sardonico, alla concretizzazione fisica della parola sardonico, penso a Maria Di Biase. Perché ha questo sorriso di grande antichità, che viene dalla Grecia, che viene
sì, da lì. E ci porta cultura, e ci porta accettazione e sensibilità. Grande personaggio anche lei. Allora, vedete che strano film che è interessante. È un bel film. È un bel film. È un po' drammatico, un po' questi scazzano. Voi direte poi. Poi c'è stata la partita di calcio. Ma è stato Salvatore, se no forse è stata Vacanza in America di Carlo Vanzina, così ricordiamo un altro grande, perché la partita di calcio nella Valle della Morte, con gli slow-mo di Claudia Mendola che fa gol, è un momento di grandissimo cinema dentro Vacanza d'America, in America. Poi c'è la partita di calcio di Mediterraneo e sappiamo che loro vengono da lì con le loro partite di calcio. Però c'è, se amate tanto Tre uomini e una gamba, sì, c'è a un certo punto. Forse ci sarà un camera car con loro tre, e poi ci sarà forse una partita di calcio che è con delle cose che vi ricorderanno molto Tre uomini e una gamba. Quindi, se siete appassionati di questi tre grandi comici, vecchi comici, che però non io lo so felice per loro, non cadono vittime della loro paura, come in Fuga da Reuma Park, che mi ha fatto veramente una grande tenerezza. Invece qui io dico bravi, intanto non siete ancora da buttare via. E poi fate dei personaggi, fate una commedia, tornate a quello sketch dell'autobus che mi ha fatto innamorare di voi. Qua si parla di flat tax, si parla di fisco, come in Tolo Tolo, veramente molto presente questa cosa, ossessiva dentro i film italiani, però si parla anche mi piace Massimo Ranieri, Santa Marinella, Follonica, Maledetti il Papete, prendono posizione politica, sì! La partita di calcio è contro il Papete, questo vuol dire molto. È dal 1921 che ci rompete i coglioni con le suolette di cuoio. E queste donne, che vicino a sti uomini tristissimi, sono più forti in questo momento storico. Anche questa è una cosa che mi piace molto, che raccontano. Perché noi vincevamo, e loro non vincevano mai. Noi abbiamo cominciato a perdere, soprattutto dalla mia generazione. E loro, e per loro, e per noi è stata una grande novità, e invece loro erano abituate. E quindi questo è fantastico, che arrivi in un film di Aldo Giovanni e Giacomo. Sei sempre stato uno stronzo, Contrada. Sì, poi c'è pure Citran che fa un bellissimo pezzo acido con Giovanni Storti, vanno a fare un pranzo, mamma mia. Mamma mia, un film che c'ha pure appunto Michele Placido, invece è divertente perché fa un maresciallo che parla veloce come parla Placido, la papocchiamo, che è un po' non ne può più di essere quello che sta in questo luogo di vacanza dove arriviamo noi a rompere drammaticamente le palle e questi indigeni stupendi che non vedono la andiamo via. Odio l'estate, ho amato, odio l'estate per tutte queste cose che ho detto e forse anche per qualcosa di più, che è un finale che mi ha fatto commuovere. Quindi, bravi, vediamo come va al botteghino, però sicuramente è un film dove io sento che loro hanno meno paura rispetto a quella cosa strana che era un esorcismo e che era un grottesco, che era un'esagerazione, che era un urlare, perché secondo me loro tre avevano molto paura. Si chiamava Fuga da Reuma Park. Qui, Odio l'estate, è un gran bel film di Aldo Giovanni e Giacomo con Massimo Venier alla regia, e anche questo vuol dire qualcosa perché si torna ad avere il timoniere, si torna ad avere Venier che ha sempre avuto un ruolo importante, no? E si esce dall'equivoco perché serve un regista esterno al trio per rendere il trio, come accadde con la banda del Babbi Natale, dove c'era un grande Paolo Genovese. Serve il timoniere. E quindi anche Massimo Venier è importante. Ma insomma, c'è una bella sceneggiatura. Andatevi a vedere sto film, ci sono i ragazzini, i figli, belli attori, ma soprattutto tre maschi e tre uomini e tre donne molto in gamba. A questa mi piace, questo è lo slogan del film. Odio l'estate, amo, odio l'estate. Subscribe, be bad, ciao!